Mi trovo a Taranto in via Diego Peluso, quasi all'altezza con via Mazzini. Vi posso dire che questa zona è stata completamente condannata a morte dall'amministrazione Melucci e da Chima Ambiente AMIU. Da oltre un mese, quindi parliamo almeno prima di Capodanno, non arrivano più i mezzi della nettezza urbana, i mezzi dell'AMIU. Gli operatori dell'AMIU in turbini da queste parti sono letteralmente scomparsi, non si vedono più, spariti nel nulla. Loro, ramazze e palette, nulla, nulla, nulla. Un qualcosa di pazzesco, un porcile a cielo aperto, vedete proprio tra il manto stradale e il cordolo del marciapiede si annida di tutto di più, qualcosa di osceno, qualcosa di pietoso e di penoso. È gravissimo, addirittura ci sono anche dei bengala, dei resti degli spari di Capodanno, e questa è la prova provata che appunto addirittura da Capodanno, da prima praticamente dell'arrivo del nuovo anno, non si pulisce. Uno spettacolo immondo. Il sindaco Melucci dovrebbe soltanto vergognarsi. L'assessore alle società partecipate, Michele Mazzariello, dovrebbe soltanto vergognarsi. Il presidente di Chima Ambiente AMIU dovrebbe soltanto vergognarsi. Una vergogna politico-amministrativa significa tenere questi cittadini nella merda. Nella merda, Melucci, Mazzariello, Mancarelli, tenete i cittadini di via Diego Peluso e non solo nella merda. Rendetevi conto dei danni che state procurando a Taranto. Io ve lo sto dimostrando. Non mi venite a dire che i cittadini sporcano, perché sì, i cittadini buttano anche le carte, però e vanno sanzionati i rifiuti, tutti i tipi di rifiuti che gettano. Però scusatemi, stiamo parlando di oltre un mese. Ma stiamo scherzando veramente che non passano i mezzi di pulizia? Ma stiamo scherzando veramente? Questa è una città da terzo mondo. Questa è una città da terzo mondo. Caro Melucci, tu sei un sindaco da terzo mondo. Tu, Mancarelli, sei un presidente di una partecipata da terzo mondo. Tu, Mazzariello, sei un assessore di una città da terzo mondo. Non è possibile assistere ad uno scempio del genere. Ripeto, i resti da prima di Capodanno. Ma questi cittadini, scusate, pagano le tasse. Ma sapete cosa significa la Tari, che è arrivata alle stelle e ora aumenta addirittura del 50%, e questa gente viene tenuta nella merda? Non scandalizzatevi delle mie parole, io mi scandalizzo piuttosto della situazione che voi vedete, che avete modo di constatare con i vostri occhi. Vergognatevi, sparite da Taranto, siete la rovina politico-amministrativa di Taranto. Né più e nemmeno, un porcile, neanche un paese sottosviluppato vive in queste condizioni. E voi parlate di ecosistema Taranto, voi dovreste sparire, siete il peggio del peggio. Vergognatevi, i cittadini devono saperlo, e vi sto mettendo le facce perché la gente deve sapere chi è, se ancora qualcuno non lo sa o se lo ricorda meglio, chi è Melucci, chi è Mancarelli e chi è Mazzariello. Caro Mazzariello, ora tu che sei assessore te la stai profumando tanto, vieni a vedere la merda, vieni a vedere la merda e dillo ai cittadini. Penso che se vieni qui dovresti soltanto nasconderti per la vergogna che state facendo. Non ho altre parole.